sono 3, 2 a poppa a riguardo della temperatura dell'acqua e un altro che è appunto lo strumento che ci permette, diciamo, di raccogliere tutti i dati di cui parlavamo prima: anidride carbonica, pressione, umidità, punto di rugiada, temperatura dell'ambiente e radiazione. Mare, indubbiamente, c'è tutto l'aspetto dei detriti che è visibile, che mi è visibile, diciamo, durante le mie uscite in mare. C'è l'aspetto dei sargassi. Io sono rimasto molto colpito della quantità di sargassi che si incontrano nelle zone delle fasce equatoriali, perché spesso bisogna fermare la barca, fare marcia indietro, che con un'imoca vi assicuro non è assolutamente semplice, perché chiaramente la chiglia è completamente, diciamo, ostruita da tutti questi sargassi che si mettono praticamente a cavallo, e quindi, diciamo, sono molto difficili da rimuovere.